Qual era una serie TV a cartoni animati che faceva concorrenza ai Flintstone all'epoca tra gli anni 60 e 70? Beh, forse non lo sapete, ma era i Jetsons. Ve la ricordate? Quella serie ambientata in un lontano futuro, improponibile, ma geniale. E pensate che sia mai uscito un gioco dedicato a loro? Oh certo, su NES certamente. E Taito ha fatto ancora centro. Sapete, la Hanna-Barbera, quando esisteva, rilasciava dei cartoni di grande classe e infatti, tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70, rilasciò un cartone animato che si chiamava I Jetsons, che qua abbiamo tradotto appunto I Pronipoti. Una serie televisiva ambientata in un lontano futuro che vedeva una sorta di situazione quotidiana di una famiglia del futuro, ovviamente. Ma pensate che siano mai usciti dei giochi dedicati a questa serie televisiva? Infatti, non ci credevo nemmeno io fino a 2 giorni fa. E infatti, è arrivato questo: The Jetsons Cogswell Scaper, rilasciato per NES. Se volete cercare di capire la storia, beh, come ci viene spiegato dall'inizio del gioco e anche dal libretto, lo conoscete tutti, George Jetsons, impiegato che lavora alla Spaceley Rockets, e visto che quell'azienda è sempre in competizione con la Coswell, ovviamente, il nostro protagonista, Jetson, viene semplicemente incaricato dal suo capo di entrare in quell'azienda per cercare di capire come fa a essere un'azienda molto forte. Insomma, una sorta di lotta tra aziende. Ma veniamo invece da vicino per prima al gioco, e ovviamente si guarda la grafica. Visto che il gioco è stato fatto dalla Taito, sappiamo che è una garanzia, perché abbiamo le ambientazioni praticamente perfette. Futuristiche, ce ne sono alcune ambientate in luoghi cittadini, molto belli e sembrano quasi stile Blade Runner, anche se a dire la verità cercano di ispirarsi molto alla serie TV, e alcuni invece molto esotici, che non sono niente male, sono molto varie e abbastanza colorate. Poi anche i personaggi sono praticamente identici a quelli che abbiamo conosciuto nel cartone animato, e vi confesso che vi scenderà sicuramente una lacrimuccia se avete visto la serie televisiva in passato. E sono tutti belli nel design, ottimamente animati, non soltanto i protagonisti, ma anche i boss e anche i personaggi secondari. Questo è un punto a favore del gioco. Per l'audio posso dire che abbiamo effetti sonori di livello molto standard che ricordano sotto tanti aspetti quelli del gioco dei Flintstone che era stato rilasciato un anno prima di questo. E poi abbiamo musichette di sottofondo che cercano di essere a tema futuristico e bisogna dire che non sono niente male. Certo, non siamo a livelli di un Super Nintendo, ma sono orecchiabili. La giocabilità, i Jetsons, Cogswell Escaper, cos'è? È una sorta di platform d'azione. Il nostro scopo è quello di muovere in queste ambientazioni a scorrimento orizzontale il nostro capofamiglia George Jetson e semplicemente sterminare tutti gli avversari che ci capiteranno davanti. Sono soprattutto robot e scagnozzi di Cogswell, ovviamente. E lui come fa a sterminarli? Semplicemente prendendo gli oggetti che ha per terra,
e lanciandoglieli addosso. E lui come fa a saltare? Semplicemente col suo jetpack attaccato alla schiena. Un'idea geniale, anche se forse un po' scontata. Poi, una cosa che ho molto notato è la difficoltà, che non è proprio molto alta, ma neanche molto bassa. Insomma, è un gioco che si fa giocare, che è un piacere. Poi, però c'è una piccola pecca, è lungo soltanto 8 livelli, che sono veramente pochi per un gioco così che poteva promettere di più. Certo, non erano lunghi neanche i giochi dei Flintstone, però erano abbastanza interessanti. Però c'è una cosa molto importante, ci saranno anche addirittura dei mini giochi che cercheranno di fare aumentare il livello di sfida e anche a far aumentare la longevità. Certo, non è che sono difficili da finire, però certamente potete provare a dargli un'occhiatina. Questo gioco esiste per tutti i territori regionali. In Giappone, Nord America ed Europa è stato pubblicato dalla Taito, invece in Australia è stato rilasciato dalla Mattel. Non avete scuse per evitarlo, esiste sia per NES che per Famicom. Ci vediamo domani!